In compagnia del mister del Follonica Cavorrano, Marco Bonura. Mister, innanzitutto complimenti per questa vittoria. Una squadra imbottita di giovani, sì, ma comunque in campo non si è vista questa differenza. Soprattutto un piazzamento playoff blindato e ora è caccia all'Arezzo, possiamo dirlo. Esatto, sì, adesso caccia l'Arezzo. È chiaro che l'Arezzo ancora ha questo piccolo vantaggio, quindi dipende più da loro. Noi chiaramente domenica dobbiamo cercare di fare il nostro, poi sperare in qualcosa, diciamo, non dico di impossibile che ad Arezzo succeda, mica con la famiglia, però ripeto, noi oggi siamo venuti qua per fare la nostra partita, con tanti giovani come te, sono contento veramente. Bisogna fare anche un applauso anche a Rieti, perché ha avuto le loro occasioni, soprattutto nel primo tempo, dove anche Vivoli è stato bravo, però abbiamo avuto la nostra e direi la partita per il secondo tempo abbiamo fatto meglio che nel primo, abbiamo quasi condotto la gara fino alla fine, a parte sull'ultimo episodio dove fuori gioco, non lo so, i ragazzi mi vengono fuori gioco, però penso che è stata una partita fatta bene con tanti giovani, sono veramente contento. Adesso nel mercoledì abbiamo chiaramente un turno importante di Coppa Italia dove dobbiamo cercare di ottenere la finale, quindi bisogna recuperare innanzitutto le energie. Da domani veramente pensare a questa settimana di Coppa Italia per seguire un sogno che all'inizio chiaramente non era un obiettivo, però adesso siamo lì e bisogna cercare in tutti i modi di andare in finale. Possiamo dire complessivamente, anche se manca ancora una partita e la post-season e la parte della finale, insomma, che il bilancio è più che positivo per il Follonica Cavorrano. Sì, per me è positivo, è chiaro che come ho detto anche ai ragazzi, anche ai dirigenti, un po' di rammarico c'è perché secondo me per quello che la squadra ha espresso potevamo, secondo me, saremmo anche un po' più fortunati in qualche partita, cercare di lottare fino alla fine per vincere il campionato, però ripeto, i ragazzi stanno facendo cose positive e quindi penso che la stagione sia positiva, è chiaro che dobbiamo cercare di terminare nel miglior modo possibile sia per quanto riguarda i playoff, che ormai sono blindati, il quarto posto è blindato e soprattutto, ripeto, tornare a dire la Coppa Italia è importante perché adesso è un obiettivo importante. Grazie. A voi.